la mia voce. E quindi da stasera io veramente aspetto proprio che il Signore parli in una maniera particolare, in una maniera speciale, e sono convinto che, ecco, stasera il Signore ha mandato qui ciascuno di noi proprio e soltanto per questo, perché vuole dirci delle cose particolari a ciascuno di noi. E sono convinto che stasera, anche se in una maniera invisibile, il Signore si mette a fianco di ciascuno di noi e per lo Spirito Santo sussurra proprio nel nostro cuore, perché vuole convincerci di peccato, di giustizia e di giudizio, perché vuole proprio che ci abbandoniamo nella sua mano, perché vuole prenderci. Come ho detto ieri sera, il tema che vedremo insieme a questo punto molto velocemente è bisogno di cambiare. Io avevo bisogno di cambiare. Però sono convinto che tutti gli esseri umani abbiano bisogno di cambiare. Forse qualcuno potrebbe pensare che magari una prostituta, che ne so, perché vive la vita così sporca, così sconcia, ma quella ha bisogno di cambiare. Qualche volta che predichiamo il Vangelo alle persone, le persone ci dicono: ma andate dai carcerati, quelli che devono cambiare. Ecco, risposte di questo genere ne sentiamo parecchie quando si predica il Vangelo. Invece cercheremo di vedere cosa ha detto Gesù, cosa dice ancora oggi Dio attraverso la sua parola. Leggeremo due brani e quindi il commento questa volta se ne va un po' per i fatti suoi, ma leggeremo e preghiamo che il Signore proprio scriva la sua parola nei nostri cuori. Il primo brano a capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, capitolo 3 del Vangelo di Giovanni. Ora vi era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte a Gesù e gli disse: maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose dicendo: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità io ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: ma tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose. In verità io ti dico che noi parliamo di quello che sappiamo e testimoniamo di quello che abbiamo veduto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Ci fermiamo un attimino per fare proprio pochissime considerazioni velocemente prima di passare al secondo brano. Nicodemo era una persona adulta, molto adulta. Qualcuno dice che avesse circa 80 anni. Per giunta non era una persona qualsiasi, abbiamo visto qui, era uno dei farisei. I farisei erano il gruppo più zelante tra i religiosi in Israele ed erano anche la classe dirigente, cioè quelle persone che praticamente dettavano legge. Erano loro che determinavano persino le cose sociali, non soltanto le cose religiose della nazione. Nicodemo era uno di loro. Non era facile essere uno dei farisei, bisognava essere persone, insomma, come si suol dire, con la testa sulle spalle, persone accorte. Bisognava avere una buona reputazione, poi bisognava avere anche tanta conoscenza, tanta maturità nella legge. E
Nicodemo era uno di questi. Allora, era adulto, qualcuno dice persino anziano, era uno dei farisei, cioè uno di quelle persone che dettavano la legge, che regolavano le cose sociali anche della nazione, quindi uno di questi insegnanti della legge, e poi era uno dei capi dei giudei. Certo, un capo non è uno qualsiasi, il capo o uno dei capi è tra quelle pochissime persone che sono le più rispettate della nazione, le più riverite, le più ubbidite, è un capo. E quindi Nicodemo, oltre ad avere la sua età, la sua conoscenza, la sua cultura, la sua formazione, oltre ad avere il suo posto tra i farisei, aveva anche un peso non di secondaria importanza nella società di Israele. Era uno dei capi. Quest'uomo, con tutti questi pregi, ad un certo punto, una sera, quando era buio, prende una decisione. La decisione che prende quella sera è di andare a parlare con Gesù. Lui ha sentito tanto parlare di Gesù. Ormai è qualche anno che in Israele sembra che non si parli d'altro. Tutti parlano di questo Gesù. Di Gesù parlano tutti. Gli amici e i nemici, ne parlano tutti, si raccontano grandi miracoli, si raccontano tante cose che Gesù abbia fatto, abbia detto, abbia operato. Ma Nicodemo adesso lo vuole conoscere di persona. Dunque è ammirevole che lui decida di rinunciare a qualche ora di sonno per andare ad incontrarsi con Gesù. E appena lui arriva da Gesù, la prima cosa che dice, trovandosi faccia a faccia con Gesù, dice: maestro. Cioè Nicodemo, una persona adulta, anziana, uno dei capi, si riconosce inferiore di Gesù. Lo chiama maestro. E questo, insieme con tutte le altre caratteristiche, sicuramente getta una luce positiva su quest'uomo. È sicuramente un uomo umile, che nonostante la sua cultura, la sua conoscenza, nonostante la sua elevazione in mezzo alla nazione, il suo livello sociale, adesso va da Gesù di notte per parlare con lui, lo chiama maestro. Tutto questo sembra un quadro molto molto positivo. Sapete la prima cosa che Gesù ha detto a Nicodemo in parole nostre correnti? Caro Nicodemo, tu hai bisogno di cambiare. Come bisogno di cambiare? Che devo cambiare più? Che devo fare più? C'ho la religione giusta, sono un insegnante di questa religione. C'ho la mia età, le mie esperienze, e sono anche uno dei capi, e sono una persona per bene, metto in pratica la legge, e tu mi dici che devo cambiare? Oggi tutti si lamentano e dicono che c'è bisogno di cambiare. I figli, parlando dei genitori, dicono: i miei genitori dovrebbero cambiare, sono troppo severi, oppure sono troppo permissivi, insomma devono cambiare, non ci vanno bene i nostri genitori. E allora fanno la lega dei figli che vantano diritti verso i genitori. I genitori si lamentano dei figli, dico: questi nostri figli non si possono più comandare come una volta, dovrebbero cambiare, non ci lasciano vivere in pace. I mariti si lamentano delle mogli, sì, e dicono, parlando con gli amici: mia moglie dovrebbe cambiare, non capisce che adesso è mia moglie, pensa sempre alle sue cose. Allora, i mariti si lamentano e dicono che le mogli dovrebbero cambiare. Le donne, quando stanno tra di loro, non dicono delle cose diverse, si lamentano molte volte dei mariti e cercano anche loro cambiamenti.
E così succede che uno vuole cambiare l'altro, e viceversa. I professori, parlando degli alunni, dicono che adesso a scuola non si capisce più niente. Gli alunni sono ribelli, dovrebbero cambiare nel loro contegno verso i loro professori. E gli alunni, parlando dei professori, dicono la stessa cosa. I datori di lavoro dicono: una volta gli operai lavoravano, ma adesso non vogliono più lavorare, adesso vogliono guadagnare, fanno scioperi, reclamano sempre di più e non vogliono lavorare, dovrebbero cambiare. Gli operai si lamentano dei datori di lavoro e vantano altri diritti, altre agevolazioni, altre comodità. Più di due secoli fa, circa, in Francia ci fu una grande rivoluzione. Tutti dicevano: bisogna cambiare. E fu una rivoluzione importante che diede una svolta in tutto il mondo. Ci furono tre parole d'ordine in quella rivoluzione: libertà, uguaglianza e fraternità. E tutti dicevano: bisogna cambiare. E su queste parole dobbiamo poggiare la nuova società, che sarà il frutto del cambiamento. Cambiarono tutto, o almeno cercarono di cambiare tutto, persino il calendario cambiarono, fecero una settimana più lunga. Però ovviamente adesso è passato qualche secolo e ancora oggi la libertà, l'uguaglianza e la fraternità è di là da venire. Questo ed altro dimostra che l'uomo, con tutte le sue forze, con tutti i suoi espedienti, in realtà non può cambiare niente. Noi siamo un fallimento. Noi possiamo cercare, possiamo impegnarci di cambiare, ma in realtà siamo impotenti di cambiare le cose importanti. Sì, io posso cambiare il mio modo di vestire, posso cambiare, che ne so, il mio modo di camminare, il mio modo di pettinarmi, posso cambiare, che ne so, la mia fisionomia, farmi con degli interventi chirurgici, però non potrò cambiare delle cose importanti. Ci sono delle cose davanti alle quali io sono impotente, e se cercassi di cambiare quelle cose io fallirei, come sono sempre falliti tutti quelli che hanno cercato di cambiarle. D'altra parte, da che mondo in mondo tutti avvertono il bisogno di cambiamenti radicali, il bisogno di rinnovamenti, bisogno di arrivare a costruire una società migliore che permetta una vita migliore. Noi non possiamo cambiare la società. Non abbiamo la potenza, non abbiamo la forza di cambiare la società. Neanche tutti gli uomini messi insieme hanno la forza e la potenza di cambiare la società. È impossibile. Però noi possiamo cambiare, o possiamo permettere un cambiamento che sia veramente positivo, che sia veramente radicale. Ma non è il cambiamento dell'altra persona, non è il cambiamento della società, ma è il cambiamento personale. Bisogna cambiare l'individuo. Un individuo non può cambiare se stesso. Noi possiamo prendere un maialino, possiamo lavarlo, infiocchettarlo, profumarlo, e possiamo mettergli un bel guinzaglio, e poi possiamo camminare con tanti di petto in fuori, contenti che abbiamo cambiato un maialino, l'abbiamo trasformato in un bel cagnolino, tutto bello profumato, e poi ci mettiamo a parlare con i nostri amici, tutti orgogliosi per questo cambiamento, lo mettiamo in vista il nostro maialino, e poi ci distraiamo mentre parliamo con il nostro amico di come abbiamo fatto, e mentre stiamo parlando il nostro maialino è scappato a rotolarsi in una pozzanghera e ha dimostrato che la sua natura non è cambiata. Noi non possiamo cambiare la natura, ma c'è qualcuno che può cambiare la natura. Così Gesù si presenta a Nicodemo, anzi è Nicodemo che si presenta a Gesù, ma Gesù comincia proprio, esplode con questa affermazione che abbiamo letto insieme al versetto 3. Gesù
gli rispose dicendo: in verità io ti dico, se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Non può. E io voglio spendere proprio qualche parola su questi due termini piccolini piccolini. Non può. Cioè, non è possibile. Non c'è nessuna possibilità di sorta di entrare nel regno di Dio senza essere nati di nuovo. Chi non è nato di nuovo non può entrare nel regno di Dio. Non c'è altra alternativa. Non è che ci sia la speranza forse di una trasformazione, come dire, a tappe. Forse io posso contribuire, magari nell'arco di 80 anni ce la potrò fare lo stesso senza nascere di nuovo. Oppure non è che magari io, essendo una persona ricca, posso fare tante elemosine, tante opere, tanto bene per la società e magari ce la potrò fare di nuovo. Lo stesso anche senza nascere di nuovo. Forse qualcuno può pensare, ma io vado tutti i giorni in chiesa, cerco di fare tutti i miei doveri di persona religiosa, prego tanto a Dio, anzi le preghiere ne faccio milioni durante la giornata, e forse qualcuno potrebbe pensare che facendo queste cose potrebbe entrare nel regno di Dio anche senza nascere di nuovo. No! Se uno non è nato di nuovo, non può entrare nel regno di Dio. Che significa nascere di nuovo? Nicodemo è una persona anziana, una persona colta, un insegnante, uno dei capi dei giudei. E pensate, Nicodemo non sa che cosa significa nascere di nuovo. E noi diciamo, o diremmo, come? Possibile che non lo sappia? E se non lo sa lui, che è così religioso, che è così colto, che ha tanta esperienza, che ha vissuto la vita, se non lo sa lui, chi lo deve sapere? Molte volte parlando di persone religiose o di capi religiosi, la gente mi dice la stessa cosa. Tu pensi di essere migliore di quello? E tu dici che quello non lo sa, e se non lo sa lui, pensi di saperlo tu? Beh, Gesù dice queste cose. E Nicodemo, vedete, dalle risposte di Nicodemo, noi comprendiamo che Nicodemo non lo sa. Infatti, Nicodemo replica e dice: come possono avvenire queste cose? Come può un uomo nascere quando è vecchio? Com'è possibile tutto questo? Non capisce Nicodemo. E Gesù proprio lo prende direttamente, lo guarda negli occhi e gli dice: Nicodemo, Nicodemo, tu sei uno dei capi dei giudei e non sai queste cose? E che te ne fai di tutte le cose che sai? A che servono le cose che sai? A che servono le cose che fai? Se non sai queste cose. Se io ti dico che per entrare nel regno di Dio una persona deve nascere di nuovo e tu dimostri di non sapere questo, quindi dimostri di non essere nato di nuovo, a che serve tutto il resto? Allora andrai all'inferno con tutta la tua cultura, andrai all'inferno con tutta la tua religione, con tutte le tue buone opere, andrai all'inferno con tutto il tuo sapere, e andrai all'inferno perché non sai queste cose. Gesù a più riprese cerca di parlare e di far comprendere a Nicodemo il bisogno di cambiare. Bisogna cambiare. Come ho detto all'inizio, quando parliamo di cambiamenti, pensiamo che i cambiamenti li debbano fare quelle persone che proprio sono vistosamente a terra, vistosamente sporche. Ma Nicodemo, umanamente parlando, nella società non era visto una persona sporca. Non era visto una persona a terra, anzi, era uno dei capi. Se Nicodemo doveva cambiare, se Nicodemo doveva nascere di nuovo, quanto più tu. Io non oso paragonarmi neanche adesso a Nicodemo per quello che era. Non oso paragonarmi per le sue qualità, per le sue caratteristiche, perché veramente lo riconosco una persona molto più elevata di me. Però una cosa mi ha sorpreso, che con tutto ciò Nicodemo doveva ancora cambiare. Cioè aveva fatto tanta strada senza aver salito neanche ancora un gradino. E questo è terribile, questo è sconcertante, come per dire che noi
facciamo tutte, tante cose, tutte le cose che facciamo, pensando che queste cose sono quelle che ci salvano. E una cosa che altri ci dicono, noi non la facciamo, perché diciamo, stai a vedere, perché bisogna fare questa cosa perché lo dicono loro. Poi ci incontriamo con il Signore e il Signore dice, tutto questo non serve a niente. Se non fai questo, sei perduto. E noi siamo sconcertati. E ci viene da dire, ma come, Signore? Ma abbiamo impiegato tutta la nostra vita per fare quelle cose. Abbiamo impiegato tutte le nostre forze, tutte le nostre risorse. E Gesù, che batte, continua a battere, dice, se tu non nasci di nuovo, tu non entrerai nel regno di Dio. Non puoi. Tu hai bisogno di cambiare. Teniamo un po' il segno qui e voglio leggere, mi dispiace che il tempo vola, un brano del capitolo 10 degli Atti degli Apostoli. Questo brano parla di un altro uomo un po' diverso da Nicodemo. Quest'uomo si chiama Cornelio. Ora c'era in Cesarea un uomo chiamato Cornelio, centurione della corte detta l'Italica, il quale era pio, temeva il Dio con tutta la sua casa, e faceva molte elemosine al popolo e pregava a Dio del continuo. Egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse, Cornelio. Ed egli guardandolo fisso e preso da spavento rispose, che c'è Signore? E l'angelo gli disse, le tue preghiere, le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio ed ora manda degli uomini a Ioppe e fa chiamare un certo Simone, che è soprannominato Pietro. Egli alberga da un certo Simone Cogliaio, che ha la casa presso il mare. E come l'angelo che gli parlava se ne fu partito, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un soldato pio, di quelli che si tenevano del continuo presso di lui, e raccontata loro ogni cosa, li mandò a Ioppe. Questi andarono a Ioppe, andarono a parlare a Pietro, e dopo alcune cose che sono successe, finalmente Pietro arriva a casa di Cornelio. Leggiamo soltanto l'epilogo perché il tempo è veramente scarso. Quindi riprendiamo la lettura dal versetto 34. Allora Pietro, prendendo a parlare, disse, in verità io comprendo che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, ma che in qualunque nazione chi lo teme ed opera giustamente gli è accettevole. E questa è la parola che egli ha diretta ai figliuoli di Israele, annunciando pace per mezzo di Gesù Cristo. Esso è il Signore di tutti. E poi va avanti ancora nel suo discorso e riprendiamo dal versetto 40. Esso ha il Dio risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dai morti. Ed egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è quello che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola. Cornelio era una persona eccezionale. Degno di nota, a differenza di Nicodemo, è che Cornelio aveva già cambiato religione. Cornelio non era un ebreo e non era nato con l'insegnamento o nella religione ebraica. Ma Cornelio, essendo una persona estranea al popolo di Dio, era cresciuto con un'altra religione. Ma evidentemente da grande, entrando in contatto con la fede ebraica, aveva capito che la sua religione era sbagliata e allora aveva aderito alla religione ebraica. È una persona eccezionale, è una persona pia, cioè si comporta veramente santamente, è una persona che fa elemosine, teme Dio, crede, prega del continuo. Davanti a queste caratteristiche io mi sento mancante ancora oggi. Quindi Cornelio è una persona eccezionale. Per giunta è un centurione, cioè anche lui è un capo, comanda una centuria di soldati. Però ecco,
ci sono queste caratteristiche nella sua vita. Mentre prega, lui riceve la visita di un angelo. Ecco, la gente parla di tante apparizioni. Qui ne è accaduta qualcosa, qualcuna di vera, veramente vera. Riceve la visita di quest'angelo e questo angelo, da parte di Dio, gli dice appunto che Dio tiene conto della sua sincerità, che Dio ha visto la sua sincerità, ha considerato le sue preghiere come una ricordanza e adesso gli manda un messaggio. Il messaggio che Dio manda a Cornelio praticamente doveva arrivare attraverso la bocca di Pietro. Così anche il messaggio che Dio stasera manda a te arriva attraverso la mia bocca. Sempre il suo messaggio. E Pietro, dopo tante cose, arriva da Cornelio e comincia a predicare Gesù Cristo. E dice che Gesù Cristo è stato ucciso ingiustamente. Ma poi, siccome egli era giusto, siccome egli era veramente l'eletto di Dio, il servo perfetto, è stato risuscitato. E poi Pietro, prima di terminare, dice appunto così: di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Evidentemente, mentre Pietro parlava, la fede di Cornelio era così operante e faceva battere così tanto il suo cuore che appena Pietro ha nominato la remissione dei peccati in Gesù Cristo, Cornelio ha creduto che veramente in Gesù Cristo poteva ricevere la remissione dei peccati. E dice così che mentre Pietro parlava così, con queste parole, lo Spirito Santo cadde su Cornelio e sugli altri. Cornelio era anche lui una persona che aveva bisogno di cambiare. C'è bisogno di cambiare. E chi non sa poi del famoso apostolo delle genti? Paolo. Quando si chiamava ancora Saulo da Tarso, convintissimo nelle proprie religioni, nelle proprie tradizioni, lui uccideva e perseguitava persino i cristiani, pensando di fare una cosa buona. Paolo, o Saulo da Tarso, aveva bisogno di cambiare. Che cosa doveva cambiare? Non doveva cambiare una religione. Cornelio aveva pensato che cambiando una religione tutto si sarebbe risolto, ma non è cambiando una religione che le cose si risolvono. Bisogna che avvenga un cambiamento ancora più profondo. Bisogna che cambi il nostro cuore. Bisogna che cambi la nostra natura. Ma voi direte: io non posso cambiare il mio cuore, io non posso cambiare la mia natura. Come possono avvenire queste cose? Aveva detto Nicodemo al Signore Gesù Cristo. Ma Gesù Cristo gliel'aveva detto: bisogna che uno nasca di acqua e di spirito. È lo Spirito Santo che, convincendoci di peccato, permette veramente proprio l'ingresso di una nuova natura nella nostra vita. E questa nuova natura farà di noi delle persone nuove, delle creature nuove. Ci sono molte persone che ovviamente queste cose non le hanno mai vissute, non le hanno mai realizzate, e forse pensano che siano delle cose astratte. Però adesso voglio raccontare un aneddoto. Un figlio, dopo aver commesso un'infrazione gravissima contro la legge dello Stato, questo giovane è stato imprigionato ed è stato condannato a molti e molti anni di carcere. E lui non si è preoccupato che in questa maniera aveva rovinato la reputazione, l'onore del padre, che pure era una persona molto molto in vista e importante. Non ha pensato a tutte queste cose, ha fatto tanti anni di carcere e finalmente, dopo tanti anni, un giorno si apre la porta della sua cella e gli viene detto: fra 3 giorni tu sarai liberato dalla prigione e diventerai di nuovo una persona libera, hai scontato la tua pena. Lui per tutto questo tempo, per tutti questi anni, non aveva mai pensato al padre, alla famiglia, stava lì ormai, dopo tanti anni ci aveva fatto quasi l'abitudine, ma appena ha sentito che tra poco sarebbe stato di nuovo liberato, gli è venuto un grande desiderio di andare a vivere col padre. Però
In quel momento ha sentito un grande rimorso per quello che aveva fatto al padre e ha detto: ma io veramente non sono più degno di stare con mio padre, come posso andare a pretendere che lui mi accetti di vivere con lui? Però ha detto: mio padre è un uomo buono, gli scriverò una lettera e poi lui mi risponderà e mi dirà se accetta. E così ha preso carta e penna e ha cominciato a scrivere: caro padre, sono passati tanti anni da quando ti ho disonorato e in tutti questi anni la prigione mi ha cambiato. Adesso sono una persona diversa, sono cambiato. Vorrei tanto venire a vivere con te. Ti chiedo scusa, perdono per tutto quello che ti ho fatto e vorrei tanto che tu accettassi la mia richiesta. Se vuoi, se accetti, fammelo sapere. E lui stava per imbucare la sua lettera quando si rende conto che in 3 giorni la risposta del padre non avrebbe fatto in tempo a raggiungerlo ancora in prigione. E allora non sa come fare. E allora riapre la lettera e aggiunge qualche altro rigo e dice: caro padre, ormai mi rendo conto che ho aspettato troppo a chiederti una cosa di questo genere. Però ho pensato che se tu fossi d'accordo, allora, siccome la ferrovia passa di fronte alla nostra fattoria, facciamo così: sugli alberi, su uno degli alberi che stanno davanti alla nostra casa, se tu sei d'accordo a prendermi in casa con te, metti un lenzuolo bianco. Allora io, passando col treno, se vedo il lenzuolo bianco, capirò che tu mi perdoni e mi accetti di nuovo con te. Se no, io proseguirò col treno, non scenderò alla stazione. Imbuca la sua lettera e finalmente prende il treno, giorno stabilito, e nello scompartimento c'è un altro uomo che, come si fa di solito nello scompartimento, chiede: ma dove sta andando? E questo giovane si sfoga e dice: adesso io ho chiesto perdono a mio padre per lettera, ma non so se lui mi ha perdonato, non so, io vorrei tanto vivere con lui, sono cambiato per tutto questo tempo che sono stato in prigione, ma ho proprio chiesto perdono e sto aspettando un segno da parte di mio padre, se mi perdona oppure no. Ma che segno? È un lenzuolo bianco su uno degli alberi che sta di fronte alla nostra casa. Passando col treno, da lontano si vedono questi alberi. Se uno degli alberi è stato allestito con un lenzuolo, capirò che lui mi perdona. Però devo essere sincero, non ho il coraggio di guardare dal finestrino. Il cuore mi batte forte. Per piacere, puoi guardare tu e mi dici la risposta? E così, mentre il treno andava, questo giovane era tutto nervoso, ansioso di sapere la risposta, e mentre il treno si avvicinava al paese, alla casa, alla fattoria del suo padre, ecco che quest'uomo, guardando dal finestrino, dice: senti, un momento, vedo una macchia bianca, ma è proprio un lenzuolo sull'albero, anzi no, un momento, ce ne sono 2 di lenzuola, no, un momento, ce ne sono 3, ma tutti gli alberi sono bianchi. Caro amico, Gesù ti perdona, Dio è pronto ad accoglierti, Dio non ti rifiuta stasera, non ti rigetta, egli dice: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Dio sta aspettando che tu vada da lui, sta aspettando una dichiarazione, la dichiarazione che tu gli chiedi perdono, sta aspettando che tu riconosca di aver fallito, che tu riconosca di aver bisogno di un cambiamento, che tu riconosca che tu hai bisogno di lui. Tu glielo puoi dire, diglielo stasera, diglielo: Signore, ho bisogno di te, ho bisogno che tu mi perdoni, ho bisogno che tu mi cambi, ti chiedo umilmente, accettami, vorrei tanto stare con te, Gesù, diglielo. Stasera lui non ti rigetterà, egli ti riceverà, egli ti darà un segno del suo perdono. Egli stasera ti suggellerà con una sua benedizione straordinaria. E tu, da questa sera in poi, come successe per me 20 anni fa, potrai avere la certezza, questo è il segno, la certezza che Dio viene nella tua vita, che Dio ti ha perdonato, che Dio ti ha suggellato per lo Spirito Santo, come successe con Cornelio. Da questa sera in poi
tu scoprirai che veramente Dio ti ha dato una nuova natura, ti ha cambiato. C'è bisogno di cambiare. Tu hai bisogno di cambiare. Non devi cambiare vestito, non devi cambiare religione, non devi cambiare pensieri. Tu hai bisogno che il tuo cuore sia cambiato. E stasera Dio vuole cambiare il tuo cuore. Vogliamo pregare. Signore, grazie perché stasera ci hai portati qua. Grazie per la tua presenza, Signore. Grazie per la tua parola, Signore. E grazie per il tuo Santo Spirito che ha parlato, che ha convinto. Signore, nel nome di Gesù, per il sangue preziosissimo che ha versato sul Golgota, io ti prego per quelle anime che ancora non hanno la certezza di appartenerti, per quelle anime che non hanno la sicurezza, che sono state perdonate, che sono state salvate, per quelle anime ti prego in una maniera particolare, affinché adesso, proprio in questo momento, tu possa toccare il loro cuore. Compungi il loro cuore, oh Dio, attirali a te, oh Padre, ed essi saranno tuoi. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Adesso, se qualcuno per la prima volta ha supplicato il Signore, ha ricevuto proprio questa certezza, questa gioia di sapere che Dio ha perdonato i suoi peccati, adesso io chiedo a questa persona una cosa difficile. Sì, è una cosa difficile. L'Apostolo Paolo disse: col cuore si crede e con la bocca si dichiara. Si dichiara che abbiamo creduto, che abbiamo accettato Gesù Cristo. Si fa confessione per essere salvati. Se tu hai creduto col cuore, adesso lo devi dire con la bocca e tu sarai salvato. Così è scritto. E noi non possiamo cambiare, alterare quello che è scritto. Così è scritto. Chi vuole essere salvato non può fare a meno di passare per questo. C'è qualcuno che stasera, forse per la prima volta, è stato toccato in una maniera particolare dalla grazia di Dio. Forse un figlio di credenti, che fino adesso magari ha sempre ascoltato, ha sempre creduto, ha sempre pensato, però stasera ha capito che non era sicuro di essere nato di nuovo. E quindi se morisse non potrebbe andare nel paradiso, ma stasera ha fatto la sua decisione. C'è qualcuno di questo genere? Come sei venuto? Torna a casa tua ripieno dello Spirito Santo, ripieno della grazia di Dio. Torna a casa tua mano nella mano con Gesù. Dio ti ha parlato, Dio ti ha chiamato. Non essere sordo, fatti coraggio. C'è qualcuno? Prima di sedermi io voglio fare ascoltare un canto. Chiedo scusa per l'orario, c'è stato qualche imprevisto stasera, penso che non sia stato inutile. La fine, caro amico, verrà per tutti. Che farai tu quando verrà la fine? Proprio il caso di continuare, l'hai voluto tu, l'hai deciso tu, ti chiama Gesù Cristo, ma non importa a te, quel che ti attrae non è certo lui, ma verrà la fine che sarà di te, quando niente più qui ci sarà, non ti aiuteranno santi o madonne, e le messe non ti serviranno. Corri dal Signore, non aspettare, Lui e nessun altro ti può salvare. Guardati intorno e rifletti bene, ciò che tu vedi un giorno qui finirà. Bada
dove vai, a quello che tu dici, pensa bene a ciò che fai, per quanto bella sia questa vita, finirà, lo sai. Guarda la tua strada, fermati un momento per pensare a dove vai. Supera gli inganni e le apparenze se non vuoi l'inferno.